matematica. Voi sapete che 2 anni fa il presidente Macron dichiarò la matematica un'emergenza nazionale per la Francia. Io non voglio fare la stessa cosa per il nostro paese, però siamo quasi lì, eh? Noi qui abbiamo la fortuna di avere l'alta consulenza dell'Accademia Nazionale dei Licei. Cioè, con l'Accademia Nazionale dei Licei abbiamo stipulato un accordo per cui sono loro a darci assistenza su questo. Su questo, ovviamente, stiamo parlando moltissimo con il ministro dell'università, perché poi è lì. Cioè, io posso anche dire e conclamare il bisogno di docenti di matematica, ma se la gente non si laurea in matematica, lì abbiamo coinvolto il ministro dell'università. Qui c'è un vero problema di genere, il problema è soprattutto come portiamo le ragazze verso le materie scientifiche e verso tutto quello che è lo sviluppo delle materie scientifiche. Su questo abbiamo pronto un programma di operatività, ma abbiamo pronto soprattutto, come dicevo prima, questo lavoro che stiamo facendo con l'Accademia dei Lincei. Io voglio ringraziare molto il Presidente dell'Accademia su questo lavoro che stiamo facendo. Abbiamo su questo fatto un'altra operazione. Abbiamo sentito con ripetuti incontri le associazioni scientifiche, sia dei pedagogisti sia dei disciplinaristi. Perché vi dico questo? Perché questo incide poi sulla formazione del personale. Qui ritorno a quello che io ritengo, ovviamente non voglio dire più un problema, perché sono due importanti, a quello che ritengo uno dei punti cardine, che cioè la formazione fondamentale degli insegnanti. Cioè, come facciamo a formare delle persone che servono a fare il mestiere di insegnante, non lo fanno perché intanto mi iscrivo ad una lista, poi vediamo come va, dove il problema è riuscire a ponderare quelli che sono attività di tirocinio che deve essere fatta nelle scuole con tutori adeguati, quindi dobbiamo formare anche i tutori. Abbiamo il tema della pedagogia generale, ma il tema anche di come si insegnano le materie. Il fatto che un ragazzo o una ragazza, giovine o una giovine, si laureano in matematica non vuol dire che sanno insegnare matematica. Così come se uno si laurea in letteratura non vuol dire che la sappia insegnare. Cioè questa enfasi su come si insegnano le discipline è qualcosa che nei nostri corsi di laurea non c'è. Cioè non c'è un percorso specifico che insegni non la matematica, ma come si insegna la matematica, non la fisica, ma come si insegna la fisica, non l'italiano, ma come si insegna l'italiano. Io credo che questo sia un elemento importante proprio di definizione.